Questo film racconta un po' una storia volutamente paradossale. Cosa accadrebbe se il mondo che conosciamo cambiasse improvvisamente e quali sono le fortunate potenzialità o opportunità, come si dice nel business? Quanto era divertente realizzare questa storia e quanto è stato poi divertente lavorare con attori stranieri e quindi veramente rovesciare il punto di vista tuo personale ma anche quello dello spettatore? Ma devo dire, vabbè, l'idea del film è proprio questa, di cogliere come grandissima opportunità di arricchimento di tutti la ricchezza che ogni personaggio può dare e nel nostro caso la ricchezza che ogni attore poteva portare al film. Per cui, come abbiamo detto, il nostro set è stato una Babele in cui c'erano appunto gli inglesi, il francese, il russo, c'era un po' di tutto, si parlavano tutte le lingue ed è stato un bellissimo incontro di culture, di entusiasmi diversi, di toni, colori diversi, tutti uniti nel voler cercare di portare a casa questo film molto particolare, nel senso che non c'era una ricetta, non c'era uno standard da seguire, quindi tutti abbiamo lavorato con entusiasmo e devo dire noi siamo stati molto felici di avere tali grandi professionisti a disposizione, che è stato veramente... L'Italia che lei ha scoperto in questo film, sullo schermo e fuori dallo schermo, che impressione le fa? То, что итальянцы труднее всех в Европе зарабатывают свой хлеб. То, что итальянцы... Che gli italiani faticano molto di più rispetto a tutti gli altri popoli europei per guadagnarsi la pagnotta. Che gli italiani sanno lavorare. Forse sono stato fortunato, può darsi che abbia incontrato solo queste di persone. E senz'altro che la fiche dell'Italia non riflette quello che c'è dietro. Я не говорю о каких-то трудностях. Трудности есть во всяком доме, под всякой крышей. Я говорю о восприятии мира, о восприятии жизни. E qui non parlo delle difficoltà, perché le difficoltà le vivono tutti i paesi, tutte le nazioni. Io parlo invece dell'approccio verso la vita, del modo di vedere la vita. Мне импонирует это легкость. E davvero sono affascinato. Не сдерживание в себе и ношение вот этих вот негативных эмоций, а выплескивание их, решение проблем. La capacità di non tenere dentro i problemi, ma tirarli fuori, aprire davanti a tutti gli altri. Una cosa molto interessante dal punto di vista cinematografico, questa è la prima commedia che coinvolge gli immigrati in Italia. Abbiamo avuto molti film drammatici, molti film che in qualche maniera coinvolgono anche in maniera comica, ma non di commedia. Questo film invece ci porta il cinema italiano un po' a livello di quello che succedeva in Inghilterra, con commedie che tutti quanti ricordiamo, in Francia, ma è successo già da qualche anno. Un senso di responsabilità, e quali erano i cliché e gli stereotipi di cui volevi evitare per fare piazza pulita? Ma in realtà la sfida era proprio questa, cioè la nostra idea e sfida è stata quella di non fare né un film comico né un film drammatico. Non è un po' stupido dire che è facile fare un film sull'immigrazione con questi due timbri, i due toni. In realtà credo che sia una caratteristica anche proprio di scrittura mia e dei due sceneggiatori. Lo abbiamo scoperto scrivendo, lavorando con Alexei che ha un occhio esterno o comunque gli altri. La caratteristica è proprio questa dello sfondo serio, ma una leggerezza nel racconto e questo equilibrio tra appunto il serio, il dramma e il comico. Poi dire che non è uno standard italiano, sono d'accordo, infatti la fatica che abbiamo fatto anche in post-produzione è dovuta a questo, cioè la fatica di trovare un suo posizionamento. Posso dire che l'altra novità, l'altra cosa interessante dal mio punto di vista è che è anche un film che racconta non la vita degli immigrati attraverso gli occhi degli occidentali, ma forse anche questo è stato un esperimento nuovo, ma attraverso gli occhi degli immigrati stessi, cioè la proiezione del pubblico dovrebbe avvenire verso degli immigrati, cosa che di solito finora non è stato molto fatto, cioè dovrebbe riuscire a proiettare, emozionarsi sulle vite raccontate con gli occhi, con le vite e le anime degli immigrati. Mi spiace limitare questa domanda al concerto, però lei è ovviamente notissima in Italia, è una star in Italia proprio grazie a quel film. E una cosa che è comune ai due film è la figura dell'underdog del cinema americano, cioè un personaggio da cui diciamo, le persone che hanno intorno non si aspettano questa possibilità di cambiamento, di rivoluzione. Allora le volevo chiedere quanto la diverte sorprendere il pubblico,
sorprendere, essere l'elemento di rottura di una storia e quindi anche dare un messaggio a tutti quanti che si sentono così, sperando che le cose possano davvero cambiare. Io penso che la cosa più importante è proprio la possibilità di dare la gioia a chi ci guarda e la speranza di poter cambiare. E ovviamente noi abbiamo tanta energia. I francesi hanno questo concetto di io sono slavo, cioè rispetto a noi, perché noi davvero siamo slavi, abbiamo un'anima, un'energia assolutamente potente. Viviamo in un paese freddo, adesso da noi fanno 0 gradi, potete immaginare. Allora noi abbiamo bisogno di essere più caldi per sopravvivere, e questo è veramente importante. Noi siamo gente buona, siamo gente brava davvero, non abbiate paura di noi.